Ladies and gentlemen, are you ready for the last episode, maybe, of the rock band history with your Gianluca that is talking about the history of the Def Leppard? Ladies and gentlemen, siete pronti a quest'ultima puntata? Forse, dipende da voi. Se mi ci scriverete con ulteriori richieste di The Rock Band History, la rubrica musicale a cura di e con Gianluca, che si occupa della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Giunta la sua seconda edizione, il secondo anno che va in onda, dopo quest'anno eccezionale, l'anno scorso anche, di questa bella esperienza assieme, giunta alla 65esima puntata, la 19esima dall'inizio di questo secondo anno, per l'appunto, in onda tutti i giorni su Saius Web Radio in www.saiuswebnetwork.it. Il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, appunto, cari amici, ogni giorno alle ore 00, cioè a mezzanotte, per poi ritornare alle ore 6 del mattino, e poi ancora alle ore 12, ovvero a mezzogiorno, ed infine con l'ultimo appuntamento della giornata in corso, alle ore 18, ovvero alle 6 di sera. CET, sempre rigorosamente appunto orari italiani, Central European Time. E quindi, cari amici, ci apprestiamo a concludere questa emozionante esperienza. Ringrazio tutti coloro che mi hanno ascoltato. Dicevo, l'ultima puntata, forse, vediamo, insomma, se poi ritorneremo nelle prossime settimane. Chiudiamo con quest'altra strepitosa band, la quarta puntata dedicata ai Def Leppard, uno dei miei gruppi preferiti storici. E naturalmente, ripeto, se voi vorrete che The Rock Band History continui, scrivete pure a Saius Web Radio, ovvero Saius Web Network, che è anche Saius Web TV, a info@saius.com, oppure anche a sottoscritto, sempre presso la casella di posta elettronica di Gianluca, presso Saius Web Network, ovvero a gianluca@saius.com, e poi il preziosissimo Luca con la sua casella di posta elettronica, che è luca@saius.com. sempre nel nostro sito www.saiuswebnetwork.it, e scriveteci anche in Facebook, alla nostra pagina Facebook con il nome Saius Web Network, come il grande e mitico, grande e grosso Saius ha lanciato questo suo sondaggio richiesta di cosa ne pensate appunto delle nostre trasmissioni, in particolare di me, di Gianluca e di The Rock Band History, quindi se continuarla o meno scrivete a Saius, appunto, così facciamo felici. Io lo ringrazio perché mi commuove, mi emoziona questa cosa, lo ringrazio di questa sua domanda, anche per vedere, e se voi vorrete The Rock Band History andrà in onda ancora anche nelle prossime settimane parlando di altre rock band, naturalmente anche su richiesta, come sempre detto e fatto. Ma bando alle ciance, e completiamo quindi questa nostra puntata e serie di puntate dedicate ai Def Leppard. Eravamo arrivati quindi alla fine degli anni 90 e riprendiamo con i tempi più recenti, quindi quest'ultimo decennio. Il 5 settembre del 2000 il gruppo è stato introdotto nella Rock Walk of Fame di Hollywood dal loro amico Brian May. Nel 2001 la VH1, cioè la VH1, ha prodotto Hysteria, The Def Leppard History, un documentario con veri e propri attori incentrato sulla storia del gruppo. E nel frattempo Elliot e Colin hanno seguito un progetto parallelo, gli Spiders from Mars, ex band di David Bowie, perché ricordiamo appunto che Elliot e Colin erano grandi e sono grandi fan di David Bowie, esibendosi naturalmente live diverse volte anche in Gran Bretagna. Il decimo album del gruppo si intitola appunto, diciamo, XX o 10 o decimo, detto così al numero romano, ed è uscito nel 2002. Naturalmente ho anche quest'album, come dicevo nella precedente puntata, li ho tutti perché è una delle mie band favorite, l'ho detta all'italiana, o meglio all'inglese italianizzato, favorite band, quindi una delle mie band preferite, e ricevendo inizialmente buone vendite e recensioni positive, è poi sparito dalle classifiche dimostrandosi il meno duraturo della carriera dei Def Leppard. E nell'ottobre del 2004 la band ha pubblicato il suo primo Best Of, e nello stesso anno hanno partecipato anche a Live Aid, e poi alla volta di Yeah, pubblicato nel 2006, ed è una sorta di raccolta di cover di classici dei veramente gruppi rock anni 60, come appunto David Bowie, Blondie, The Kinks,
T-Rex e i Thin Lizzy con una veramente strepitosa cover. Vabbè, non sto qui a raccontarvi ancora di più, non mi voglio dilungare. Nell'aprile del 2008 viene pubblicato l'album Songs from the Sparkle Long, l'undicesimo album in studio. Il disco ricorda le sonorità tipiche della band, nonostante sia in chiave più moderna e con sonorità molto più attuali, naturalmente. È un buon album, diciamo, ben arrangiato e ricco di spunti interessanti, con vari legami con gli album del passato. Il primo singolo, Nine Lives, vede la partecipazione del cantante country Tim McGraw. Durante un'intervista nel febbraio del 2011, Joe Elliott annuncia un nuovo album live intitolato Mirrorballs, previsto per l'estate. Il disco, oltre alle versioni dal vivo di hit storiche come Rock of Ages, Hysteria e Pour Some Sugar on Me, prevede tre canzoni inedite composte tra il 2008 e il 2009. Mirrorball verrà presentato nel corso del nuovo tour americano della band, che partirà il 15 giugno, naturalmente sempre del 2011, da West Palm Beach. Ebbene, cari amici, allora io finirei qui con un po' di curiosità. Magari il brano degli Offspring, Pretty Fly for a White Guy, campiona una parte della canzone Rock of Ages di Def Leppard, in particolare la frase senza senso tedesca Guten Lieben Glocken Globen. Vi ricordate che in Rock of Ages è sostituita da 1, 2, 3, 4 nell'attacco iniziale. E poi altre curiosità, sempre ricavate da vari siti in internet o comunque da varie risorse, diciamo così, qui sul web. Nell'ottobre del 1980 Adrian Smith si unì agli Iron Maiden, prendendo il posto di Dennis Stratton, nel caso in cui Smith avesse rifiutato la scelta degli Iron Maiden, sarebbe ricaduta su Phil Collen, che entrò invece a far parte dei Def Leppard due anni dopo, quindi nel 1982. Il brano She's Too Tall era stato composto nel 1985 e sarebbe dovuto comparire nel disco Hysteria del 1987, ma venne infine scartato, e questo venne poi ripreso, pensate un po', dai canadesi Helix, che lo inclusero nel loro Wild in the Streets del 1987, sempre ancora prima che lo pubblicassero i Def Leppard. Il brano originale dei britannici comunque emerse nel 1993 nel disco Retroactive. Nel film Balls of Fury il protagonista è un grande fan dei Def Leppard e lo si può vedere spesso con la maglietta del gruppo addosso, e inoltre utilizza Rock of Ages come brano d'entrata per le sue partite. Altra curiosità, il loro logo appare alcune volte nelle puntate dei Simpson, per esempio è possibile notarlo in Bart Giostraio, la scena dove Bart attira i clienti ad una fiera dietro il banco per poi truffarli attraverso il suo gioco truccato, e ne cadrà vittima Skinner, se ben ricordate. Poi il brano Rock of Ages è presente nell'enorme playlist del videogioco Brutal Legend. Ancora Rock of Ages, scusate, ma emozione forte, è la colonna sonora del finale della quinta stagione del serial televisivo Supernatural. Il brano invece Millions Miles Away degli Offspring, dell'album Conspiracy of the One, riprende in parte Wasted, appartenente al lavoro d'esordio dei Def Leppard. In una scena del film Le ragazze del Coyote Ugly, non so se l'avete visto, se avete presente, le protagoniste ballano sul bancone del bar sotto le note della canzona, mi piace, faccio un po' la Sayus per l'ultima puntata, della canzone Pour Some Sugar on Me dei Def Leppard. E del brano, ultima curiosità, Demolition Man, opening track dell'album Euphoria, l'assolo di chitarra è stato suonato dal campione di Formula 1 Damon Hill, vicino naturalmente di casa di Rick Savage. Cari amici, per quanto riguarda i Def Leppard, questa quarta puntata naturalmente dedicata a loro, la 19esima dall'inizio di questa seconda stagione e la 65esima dall'inizio di questa avventura dall'anno scorso, dal 2012, da quando abbiamo iniziato a fare Rock Band History, finisce qui. Probabilmente, come dicevo, appunto, probabilmente sarà anche l'ultima puntata di The Rock Band History, e con il vostro Gianluca, che ringrazia tutti coloro che lo hanno seguito, che mi hanno seguito e ci hanno ascoltato in tutti questi mesi, in queste settimane e in quest'anno e mezzo, appunto. Naturalmente, se volete, se vorrete riascoltare qualsiasi puntata di The Rock Band History, come tutte le altre puntate di tutte le altre trasmissioni, nonché appunto rubriche e programmi che vanno in onda su Sayus Web Network, lo potrete sempre fare in www.sayuswebnetwork.it, il nostro sito, il blog www.sayuswebnetwork.net,
le nostre caselle di posta elettronica. Mi raccomando, scrivete se volete che The Rock Band History continui ancora, e a fare naturalmente richieste, per quanto, se volete fare richieste per quanto riguarda e concerne le prossime rock band di cui parlare, magari prossimamente ritornerà The Rock Band History, comunque a grande richiesta, spero. Se non sentiremo vostre notizie, The Rock Band History termina qui, e ringraziamo tutti coloro veramente di cuore che mi hanno ascoltato, sebbene non si siano fatti sentire, ma so che volendo forse ci siete e ci sarete. E quindi un caro saluto a tutti quanti voi, grazie, ciao!